La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Senti, c'è bisogno di microfono per la registrazione, perché mi sento più libero. Chiaramente le cose da dire sono tante, ma abbiamo poco tempo per dirle. Comincio semplicemente con darvi alcuni segnali dal territorio. Il territorio ci sta dando tanti potentissimi segnali che la direzione sta cambiando anche per la gestione del rifiuto residuo. Dopo averci dato lo spazio per prevedere dei tassi di raccolta differenziata sempre più elevati, il territorio adesso comincia ad ascoltarci anche sulle strategie alternative per la gestione del rifiuto residuo. La provincia di Reggio Emilia, che l'altro giorno ha lanciato l'ipotesi di modificare il progetto dell'impianto di Piano per farla diventare una fabbrica dei materiali, cioè un impianto di trattamento del rifiuto residuo inteso alla massimizzazione del recupero di materia, che è sostanzialmente quello che diceva Paola all'interno della sua presentazione. La città di Parma, voi sapete, Parma è stata recentemente assunta agli albori della cronaca per i risultati delle ultime elezioni, e in cima all'agenda del dibattito elettorale lì c'era la questione inceneritore sì, inceneritore no. Bene, la nuova amministrazione comunale di Parma ha lanciato l'ipotesi di fare un'iniziativa analoga a quella della provincia di Reggio Emilia, cioè un impianto di pretrattamento a freddo con recupero di materiali e un centro di ricerca sul rifiuto residuo, sostanzialmente quella che è una fabbrica di materiali. La Sicilia che è molto arretrata, e proprio per questo può partire da zero nel definire tutte le sue strategie, e all'interno del nuovo piano regionale è individuato come opzione prioritaria per la gestione del rifiuto residuo la necessità di fare impianti di pretrattamento a freddo declinati analogamente alla massimizzazione del recupero di materia. La città di Roma, dove recentemente c'è stata la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per la mancanza del pretrattamento alla discarica di Malagrotta, l'unico modo per poter garantire il più presto possibile il pretrattamento è fare impianti di trattamento a freddo, perché un inceneritore richiede molto più tempo per poter essere costruito. È chiaro che qua si crea una finestra di opportunità per inserirsi con le nostre proposte. Allo stato attuale il piano del Lazio prevede gli impianti di trattamento a freddo ma finalizzate alla produzione di CDR, ma sta cominciando a alimentarsi la discussione sul fatto che non sia meglio invece declinarli al recupero di materia, anche perché loro dovrebbero altrimenti produrre un CDR che nessuno può utilizzare perché non ci sono impianti di destinazione finale di incenerimento, e quindi andrebbe a finire lo stesso in discarica. Bene, con tutti questi segnali dal territorio, sono segnali che derivano sostanzialmente dalla necessità di programmare la gestione dei rifiuti in un contesto che cambia. Ed è un contesto che sta dando degli scenari sempre meno favorevoli all'incenerimento, per una serie di motivi che qua sintetizzo, non mi ci soffermo, vi darò delle informazioni a spot nelle slide successive. La prima informazione: noi stiamo davvero mostrando che i limiti del sistema non possono mai essere definiti per quanto riguarda riduzione, raccolta differenziata, riciclaggio e compostaggio. Perché provate a pensare, io ho cominciato a lavorare in questo settore 25 anni fa, e all'epoca la prima regione che aveva definito degli obiettivi di riciclaggio era la Lombardia, aveva definito un obiettivo di riciclaggio al 25%. Era scoppiata la rivoluzione perché si diceva, l'assessore era un verde, un ambientalista, si diceva no, ma tu sei troppo velleitario, non ci si arriverà mai al 25%. Bene, ad oggi noi sappiamo che quando i sindaci fanno la ruota del pavone l'uno con l'altro per fare a chi fa meglio la raccolta differenziata, dicono ah, io faccio l'80%, l'altro sindaco dice io faccio l'85%, cioè chi fa il 65% vuol dire che non può neanche stare in società, no, sostanzialmente. Per cui vi rendete conto di quali passi da gigante stiamo facendo e come stiamo spostando avanti i limiti di quello che consideriamo possibile. Ma la cosa più importante è, se noi non ragioniamo in termini di percentuale di raccolta differenziata, ma in termini di chilogrammi abitante anno di rifiuto residuo che viene prodotto, perché il modo migliore per compenetrare i risultati della raccolta differenziata con i risultati della riduzione alla fonte. Chi promuove i pallolini riutilizzabili o chi promuove il compostaggio domestico non ha queste attività che rientrano nelle statistiche della raccolta differenziata, mentre rientrano nella statistica della minimizzazione del rifiuto residuo in chilogrammi abitante anno. Bene, provate a vedere, in Italia ci sono già tantissime situazioni che hanno il rifiuto residuo ridotto ormai a molto meno di 100 kg abitante anno.
E questo già sarebbe un numero bello, tondo, incastico, per dire a chi è preposto alla pianificazione: ma scusate, ma si può pianificare la necessità di smaltimento su quantitativi molto inferiori. Da questo discendono tutta una serie di altre cose. Beh, innanzitutto c'è l'Unione Europea che ci ricorda la crisi della scarsità delle risorse, le risorse scarcity crisis. Questo qui è un documento ufficiale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che dice: ma noi dobbiamo continuare a smaltire quando noi abbiamo le economie crescenti, no? Brasile, Russia, India e Cina, the BRICS country, the growing economies, le economie crescenti che attestano una pressione crescente sul mercato delle materie prime a livello mondiale. L'Europa non può mantenersi competitiva sul mercato internazionale delle materie prime in uno scenario in cui questa pressione crescente potrebbe portare a una conflittualità insopportabile, evidentemente. Per cui diventa sempre più saggio vedere che cosa c'è nella nostra pattumiera per mandarlo al riutilizzo e riciclaggio. Altri segnali. Ecco, proprio per quella contrazione progressiva del rifiuto residuo, guardate che cosa succede in Germania, e ve lo traduco velocemente. Ad esempio, e questa qui è una notizia che è comparsa sulla Reuters, no? Di sicuro non un'agenzia ambientalista, e dice: la E.ON, che è una grande compagnia a livello internazionale, voleva vendere il proprio dipartimento di gestione ambientale, non ci sta riuscendo perché nel dipartimento di attività ambientali ci sono 18 inceneritori che nessuno si vuole accollare, perché ormai costruire e gestire un inceneritore è diventata un'attività finanziariamente rischiosa. A meno che non ti creano un mercato protetto tramite quello strumento che si chiama pianificazione locale. Ma siccome in Germania non lo fanno, perché sono seri, e dicono: se riciclare conviene e fa meglio all'ambiente, allora piuttosto chiudiamo l'inceneritore. Il problema non deve essere della comunità, deve essere dell'imprenditore che ha fatto un investimento sbagliato. Nessuno riesce a vendere gli impianti di incenerimento in Germania, ed è lo stesso motivo per cui appena c'è una crisi di gestione dei rifiuti in Italia, arrivano gli olandesi, non arrivano i tedeschi, dicono: ma prendiamo noi, gli svedesi, anche ogni tanto, sempre più frequentemente, abbiamo un po' di inceneritori pronti. Il caso danese. In Danimarca hanno un'agenda energetica che prevede il 100% di energia rinnovabile entro il 2050. E questo si connette anche a quello che diceva John Mark, no? Su quello che è l'attuale percentuale di energia rinnovabile. È chiaro che attualmente chi produce energia da incenerimento può dire: beh, io quella parte di energia rinnovabile che proviene dalla frazione biodegradabile dei rifiuti faccio sì che sostituisca dell'energia di derivazione fossile. Ma se io progressivamente devo arrivare al 100% di energia solare, energia eolica e quant'altro, vuol dire che nel tempo io sostituirò sempre meno energia fossile e sempre più energia solare, energia eolica. E quindi il valore dell'inceneritore dal punto di vista della produzione energetica tende progressivamente a zero. Più la crisi e la scarsità delle risorse, questo è il motivo per cui anche in Danimarca, che è la patria mondiale dell'incenerimento, il nuovo governo danese sta discutendo una possibile exit strategy dall'incenerimento, cioè come fare in modo da chiudere uno dopo l'altro, spegnere tutti i camini degli inceneritori, perché si rendono conto anche loro, che sono produttori di tecnologie per l'incenerimento, che questa è una strategia che nel tempo non regge. Il fatto che l'Unione Europea vuole fare dell'Europa una società fondata sul riciclaggio, e il fatto che il Parlamento Europeo il 20 aprile e poi il 24 di maggio ha detto che vuole obiettivi di prevenzione dell'utilizzo del riciclaggio sempre più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione dei rifiuti. È chiaro che se questo diventa poi principio guida per la programmazione a livello locale, vengono a mancare rifiuti per l'incenerimento, perché sappiamo che gli inceneritori hanno bisogno di grandi quantitativi. E noi non siamo più disponibili ad assicurare questi quantitativi. Boh, i vantaggi dell'approccio a freddo. Senz'altro ci sono dei minori costi, perché mi basta un dato sopra tutti: i costi di investimento specifici. Un inceneritore ha un costo di investimento che, a livello di migliore tecnologia disponibile, quella cioè che deve garantire i limiti di quella direttiva di incenerimento, dopodiché chi si occupa di queste cose raccoglie il mio consenso nel dire: sì, però 10 anni fa ci dicevano che 10 nanogrammi equivalenti di diossine furani era un limite sufficientemente basso, adesso è 0,1 e ci dicono che è sufficiente. Probabilmente fra altri 10 anni diranno: no, ci vuole 0,01 nanogrammi equivalenti. Primo grosso problema. Secondo problema, il nanoparticolato, che attualmente non è codificato nelle regolamentazioni sui limiti ambientali degli inceneritori, ma di questo avete già parlato abbondantemente. Fatto sta che tutto questo sta facendo aumentare i costi dell'incenerimento in maniera incredibile. Il costo di investimento specifico per ogni tonnellata di capacità operativa installata per l'inceneritore va da 1.000 a 1.500 euro.
per un impianto di trattamento a freddo va da 300 a 400 euro. Questo semplicemente per darvi un'idea. La flessibilità, cioè il fatto che l'impianto di trattamento a freddo è sostanzialmente un impianto che ha una sezione di stabilizzazione biologica, che è una tecnologia di compostaggio, più una sezione di separazione di materiali secchi riciclabili. Tutte e due possono essere riconvertiti progressivamente per servire sempre di più i circuiti di raccolta differenziata. Non è come con un inceneritore che viene progettato per bruciare 600.000 tonnellate e va alimentato poi con 600.000 tonnellate per 20 o 25 o 30 anni, che sono il tempo di vita media previsto nei contratti per l'incenerimento. Quindi la convertibilità al compostaggio, la scalabilità, il principio di prossimità. Con l'incenerimento io ho bisogno di 200-300.000 tonnellate almeno per non soffrire divise economie di scala. Questi sono impianti che funzionano benissimo anche a 30-40.000 tonnellate all'anno, e anche di meno, vi assicuro, tanto che per le piccole isole della Sicilia stiamo pensando a sistemi analoghi. Lì si tratta di qualche centinaio o qualche migliaio di tonnellate all'anno. E poi la velocità dell'estimento. In un paese, ma l'Italia non è un'eccezione, gran parte d'Europa, dove la più grossa criticità è la mancanza di capacità di pretrattamento per il rifiuto residuo, la cosa più folle è pensare di rispondere a questa criticità pianificando un inceneritore che mediamente in Italia richiede dai 7 ai 10 anni per poter essere pienamente operativo, tra pianificazione, contenzioso locale, gara d'appalto per la progettazione, poi gara d'appalto per la costruzione, consegna del cantiere, collaudo, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso in un anno e mezzo, due anni avete già l'impianto che è pronto. Oh, questa qui è la citazione, no, giornalistica, la resa mediatica di questa grossa criticità, il fatto appunto che l'Italia ha 102 discariche non conformi alle leggi, anche e soprattutto perché mancano i sistemi di pretrattamento. E chi vive vicino a una discarica, penso agli amici di Pesci, ci sono gli amici di Pisa qua, quelli di Pesci, no, sono già andati lì, loro sanno già tutto. Però penso a chi vive vicino alla discarica di Bellolampo, o alla discarica di Malagrotta a Roma, o alla discarica di Scardino a Genova. E mandare del rifiuto non trattato in discarica significa amplificare gli impatti di migliaia di volte. Allora, quali sono stati gli obiettivi strategici e funzionali dell'iniziativa che abbiamo fatto per la Lucchesia, no? Perché mi è stato chiesto di fare il caso specifico di Pioppo Gatto, l'impianto della Versilia. Primo, la conferma del ruolo strategico per l'impianto che era già presente, un impianto di trattamento a freddo, che però nella pianificazione provinciale era indirizzato alla produzione ICDR che doveva andare all'inceneritore di Pietrasanta. Noi diciamo, non c'è più l'inceneritore, ci ha dovuto pensare la magistratura a chiudere quell'inceneritore. Bene, vediamo però, c'è l'impianto di Pioppo Gatto che è un impianto, una ricchezza del territorio, ci può garantire il rispetto dell'obbligo europeo sul pretrattamento, ma possiamo, utilizzando sostanzialmente gli stessi macchinari, integrandoli parzialmente, declinarlo a una nuova strategia, intesa alla massimizzazione del recupero di materia. Evitare l'aumento del ricorso finale alla discarica, perché se io recupero materiali anche dal rifiuto residuo, io riduco il ricorso alla discarica e in più ho la perdita di peso e di volume che deriva dalla stabilizzazione dell'organico sporco che non è stato ancora catturato dalla raccolta differenziata, oppure dai pannolini che ancora ci sono nel flusso di rifiuto. Mantenere il livello occupazionale e poi mantenere una flessibilità complessiva del sistema e la convertibilità dell'impianto stesso grazie alle caratteristiche degli impianti di pretrattamento a freddo. Ecco, questo vedete è quello che sostanzialmente si può traguardare a medio termine nel rifiuto residuo di un distretto che fa il 70% di raccolta differenziata. Noi abbiamo già delle province in Italia che sono a questo livello: Treviso, Verbania, Rovigo, Novara. Quindi sappiamo come è fatto il rifiuto residuo. Abbiamo ancora un 15% circa di materiale organico rapidamente nutricibile, questo deve essere stabilizzato ed è appunto la sezione di stabilizzazione biologica che consente di fare questo, ma che poi è una sezione che progressivamente viene convertita al compostaggio. E poi cos'altro abbiamo? Un 12% di pannolini, su questo ovviamente dobbiamo lavorare a monte con l'utilizzo dei pannolini riutilizzabili o riciclabili. Abbiamo poi un 23% di plastica di vario tipo e su questo si può intervenire tranquillamente inserendo degli step di selezione ottica per recuperare i materiali più valorizzabili che sono tradizionalmente l'HDP e il PET. Questi vengono pagati molto bene dal mercato, anche se derivano dal rifiuto residuo. Vengono addirittura pagati meglio
dei materiali da raccolta differenziata come vengono pagati dal CONAI. Penso che ve ne abbia parlato Enzo Scalia, no? È venuto anche lui a fare la presentazione, non è venuto? No, va bene, comunque si possono recuperare con i selettori ottici. Alla fine che cosa rimane? Rimane il cosiddetto plasmix, quell'aggregato plastico eterogeneo che anche a Pontedera, Revit, no? Che tratta il materiale da raccolta differenziata di materiale, hanno detto. Ma è assurdo che tutto questo aggregato plastico eterogeneo noi continuiamo a mandarlo o in discarica o in incenerimento pagando tariffe di conferimento. Mettiamo un estrusore, lo facciamo diventare nel loro caso le scocche dei margini dell'Appiaggio, in altri casi possono diventare le pavimentazioni carreggiabili erbose, i giochi per i parchi, panchine e quant'altro, granulato per edilizia, eccetera, eccetera, eccetera. È lo stesso discorso che si fa a Vedelago con l'estrusione. E poi un 24% di frazioni cellulosiche su cui analogamente si può intervenire con raffinazioni densimetriche, separazioni manuali e separazioni ottiche. Queste carte, intendiamoci, non hanno lo stesso valore della carta da raccolta differenziata, altrimenti non la faremmo la raccolta differenziata. Ma è carta che comunque trova una sua destinazione d'uso. Bene, tutto questo, per dirvi, è tutto reso possibile da un lato dall'avanzamento della tecnologia e dall'altro lato dalla contrazione della percentuale di organico all'interno del rifiuto residuo. Io faccio il porta a porta, tolgo l'organico del rifiuto residuo diventa sempre di meno e questo aumenta la lavorabilità, diminuisce la pastosità, il grado di trattamento del rifiuto residuo mi aumenta la lavorabilità. Come vedete c'è una particolare coerenza tra questo tipo di iniziative e l'introduzione e lo sviluppo di una strategia di raccolta differenziata porta a porta. Simul stabunt, simul carunt. Devono andare insieme queste due cose, assolutamente. Ci ho detto, con questa cosa, come vedete, tenuto conto semplicemente delle percentuali di separazione media delle diverse tecnologie, in cui non mi addentrerò, si può recuperare ancora circa un 40% di materiale al rifiuto residuo più un altro 15-20% di perdita di peso proprio per la stabilizzazione biologica delle frazioni organiche sporche ancora incluse nel rifiuto residuo. Alla fine in discarica ci va un 40% del rifiuto residuo, ma se il rifiuto residuo deve essere solo più il 30% dell'iniziale, e non ci fermiamo lì, perché a Capannone adesso sono all'oltre il 90% di raccolta differenziata e neanche lì ci vogliamo fermare, no? Bene, ma anche semplicemente a uno stato intermedio, 70% di raccolta differenziata, 30% di rifiuto residuo, il 40% del rifiuto residuo che va a discarica è il 12% del totale. Cioè, non siamo a rifiuti zero, ma ci stiamo andando dannatamente vicino come necessità di smaltimento. E semplicemente ricordiamoci una cosa, che tutto questo che noi stiamo elaborando lo facciamo per un'esigenza sovraordinata, di mantenere il sistema flessibilmente adatto ad accogliere sempre maggiori attività sulla riduzione della raccolta differenziata, perché non c'è nessun traguardo finale, sappiamo che rifiuti zero tende ad un assetto, probabilmente al 100 non ci arriveremo mai, ma come io sono solito da dire, zero waste is more travel than a destination, no? Rifiuti zero è più un viaggio che una destinazione, cioè non è tanto il numero che conta, ma l'impegno e lo sforzo continuo per arrivarci. E per poterci arrivare abbiamo bisogno appunto anche di rimanere flessibili sui sistemi di trattamento del rifiuto. Ho finito, grazie.